Io guardi, io ero di una famiglia borghese, diciamo così, come tanti veneta. E posso cominciare dall'epoca prima del 43, diciamo, nel 42-41, quando io per forza facevo il giovane fascista, l'avanguardista. Ecco. E ecco, una cosa che mi ricordo, che io a scuola, siccome allora il liceo classico, diciamo, era difficile trovare figli di contadini o di operai, erano tutti figli di borghesi o commercianti o agricoltori, così. E purtroppo mi ricordo che nella mia classe la maggioranza erano fascisti, ancora non erano, dopo erano ancora giovani, non sapevano niente. I veri antifascisti in classe, non so perché, viscerali, erano due, che ero io e un altro mio amico, che si chiamava Zampieri, che poi è diventato professore di storia da adulto, adesso è morto, poverino. E ci trovavamo sempre da soli, mentre gli altri stavano attenti ai bollettini, mi ricordo, c'era la guerra in corso, se le nostre truppe avevano vinto, così. Noi due invece ci appartavamo sempre da soli e discutevamo contro la maggioranza della classe senza che questa lo sapesse. Ecco, questo è stato già i primi contatti, eravamo gli unici due antifascisti di quella classe lì. Quei ritrovi del sabato erano odiosi, per me, poiché ero un individualista e per esempio proprio negato, diciamo, antimilitarista al 100% come mio temperamento. Io odiavo queste adunate, noi ci infliggevano, mi ricordo, il sabato pomeriggio e anche la domenica delle volte, avevamo delle adunate che avevano un'aria militare. C'erano i comandanti, che erano di solito dei tenenti, capi manipolo, li chiamavano centurioni, così, i quali ci comandavano come fossimo proprio dei veri soldati. E invece avvenivano delle cose grottesche anche lì, e ci dominavano un po' col terrore, come fossimo, mi ricordo una volta ci avevano inquadrati tutti, è capitato invece un temporale e il nostro squadrone si è dileguato perché eravamo tutti bagnati. Allora ci hanno rincorso, ci hanno rimproverato, detto, pensate ai nostri soldati in Africa orientale, se sapessero che qua voi avete paura dell'acqua. Ecco, capisci che le cose lì, ecco. Dopo avvenivano delle cose grottesche, per esempio ci davano degli istruttori che erano dei pori diavoli, che non sapevano niente, pigliavano qualche caporale a riposo, qualche sergente, il quale ci faceva la scuola premilitare, ci insegnava come gettare le bombe, e questo veniva fatto nei giardini di Verona con i sassi, e noi ci vergognavamo perché si fermava la gente a vedere e si dovevano pigliare questi sassi e gettarli dalla parte del nemico. Questa era l'esercitazione premilitare. Ma noi eravamo anche rabbiosi perché non avevamo più la domenica e neanche il sabato. Ecco, già allora c'era un clima antifascista fastidioso. Ecco, io mi ricordo che una volta sono scappato, sono stato inseguito da questi centurioni, così, portato lì, denunciato, perché c'era il tribunale militare, allora si andava se uno al premilitare sgarrava. Perciò, diciamo, il primo odio antifascista l'ho avuto in queste cose qui. Però c'è questo, ecco che vorrei dire. Io in quel momento, siccome io ero in una scuola borghese, io non sapevo niente, né cos'era il socialismo, né cos'era il movimento operaio, non sapevo niente. Io leggevo solo qualche libro di storia, e nei libri di storia sotto il fascismo si sa cosa c'era, non capivo niente. Mi ricordo che capivo che ci doveva essere qualche altra cosa, mi rendevo conto che eravamo in una dittatura. E il primo barlume l'ho avuto leggendo una frase, mi ricordo, sulla rivoluzione francese, che adesso non mi ricordo cos'era, che si parlava della libertà, e allora l'ho detto, mi ricordo, al mio amico, dico, guarda qua, io da noi è tutto diverso, allora, ecco. E lì ho cominciato a capire che esisteva la libertà, diciamo, qualcosa di diverso di quelle quattro balle che ci insegnavano a scuola, perché lì non si imparava niente, infatti io non ho imparato niente nel liceo classico. E come ho imparato poi qualcosa? Io per natura non andavo mai alle feste con i miei amici, non frequentavo, ero un po' anormale, diciamo, ecco, che si trovavano le festicciole, che andavano a ballare, a divertirsi, così. Io ero attratto normalmente verso gli operai e anche i contadini. I contadini perché erano in casa, li avevo qui, io, siccome la mia famiglia aveva
diciamo, questi piccoli, un po' di campi, avevano 2-3 mezzadri, e c'erano questi contadini. Io andavo da questi contadini, fra i quali ce n'era uno che era un antifascista, già perseguitato dai fascisti, che aveva una storia, e continuavo a interrogarlo, a domandare così. E quando veniva in casa o un pittore, o un muratore, o un piastrellista, così, io continuavo a incalzare, e allora loro, che erano senz'altro degli antifascisti, vedendo sto giovane che domandava, mi parlavano e avevo cominciato a imparare da questa gente che esisteva il socialismo, esisteva il movimento operaio. Questi sono stati i primi maestri, non i professori del liceo. Ecco, questa è stata la prima fase, per non dilungarci troppo come assunto. Dopo purtroppo è arrivata la guerra. Faccio una parentesi però, che serve a capire certe cose accadute dopo. La propaganda anticomunista fatta dai fascisti era così forte e così invadente che anche la borghesia antifascista aveva paura dei comunisti, e l'avevo anch'io in quel momento. Cioè, io ero antifascista, avevo capito che c'era la libertà, così, però si tendeva di più verso le idee liberali, socialdemocratiche, erano riusciti a inculcarci il terrore proprio del comunista che mangia i bambini e che viene, che porta via il pianoforte, non so. Ecco, questo mi ricordo, l'avevo anch'io questa paura al momento, perché non sapevamo niente, questa era data dall'ignoranza. Ecco, perciò eravamo in questo clima. Oltre agli operai, diciamo, i contadini che mi hanno dato i primi elementi di formazione, così, andavo da un avvocato liberale, che poi è diventato assessore dopo la liberazione, sì, senatore socialista, che si chiamava Caldera, ma a Verona, era l'unico avvocato liberale. I liberali, come si sa, insomma, erano meno pericolosi per i fascisti dei comunisti e dei socialisti, così. Però anche questo era un anticomunista, sì, un anti, diciamo, fascista convinto. E io andavo in studio da questo avvocato, il quale mi dava dei fogliettini. E mi ricordo che l'Italia Libera, mi pare che si chiamasse allora, ecco, era un movimento, e parlavamo, io domandavo, lui mi diceva bravo Tretti, così, mi raccomando, come va, e ci sfogavamo. Dopo ogni tanto sentivo che i fascisti erano andati in studio, che avevano spaccato tutto, che l'avevano arrestato, allora a Verona, in questa città di provincia, aveva arrestato l'avvocato Caldera, così, però dopo alcuni giorni veniva fuori. Sì, insomma, no. Di solito i liberali erano trattati dai fascisti in un po' meglio di certi comunisti, che davano più fastidio, che quelli finivano in galera, perché nessuno sapeva, io l'ho saputo dopo, che prima del 43 il fiorfiore dei democratici italiani erano tutti in galera, ce n'era 4.000, 5.000 nelle carceri fasciste, i quali vedevano la carne una volta all'anno, io dopo li ho conosciuti, e nessuno sapeva niente. E questi c'erano dentro anarchici, socialisti, più comunisti, ecco, questi li abbiamo conosciuti dopo il 25 luglio, hanno aperto le carceri, e sono stati loro dopo a imbastire, diciamo, appunto, l'organizzazione per la resistenza. Questa era gente straordinaria, di un coraggio, di un idealismo che adesso non esistono, gente del genere. Io purtroppo ero nato nel 24 in giugno, sì. E ho avuto la sfortuna d'essere l'ultimo scaglione chiamato sotto le armi, 15 giorni prima, 20 dell'8 settembre. È stata una delle più brutte esperienze che ho fatto nella mia vita. Mi è venuto un odio contro l'esercito, proprio non normale anche, direi, proprio. Perché sono capitato, io per natura sono molto individualista e odio i militari, c'era la guerra, i bombardamenti. Sentire, mi ricordo, questi caporali, sta gente, queste stupidaggini che dicevano in quel momento, ci facevano correre dalla mattina alla sera, era una, mi ricordo, un'istruzione forzata, 4 balle, insomma, io veramente mi è venuta la febbre e una bronchite, ero talmente esasperato che per fortuna è venuto l'8 settembre, avevo deciso quasi di attaccare fuoco alla caserma. Dico, vado, siccome era l'artiglieria, c'erano le sommeggiate, c'era la paglia, così. Mi è venuta una forma, mi avrebbero fucilato. Già da allora capivo l'imbecillità e già i soldati poi erano scontentissimi.
E lì abbiamo già, come si erano dei soldati che erano antisocialisti, chi era del Partito d'Azione, tutti li avevano col re, erano rabbiosi perché si vedeva l'inutilità di queste, come si dice, esercitazioni, che erano stupide, ci facevano cantare la canzone Viva il Re, dopo di corsa, come si fa a salutare, dopo il fucile in mano, come si fa a caricare senza cartucce. Insomma, sono stati 15 giorni e dopo ogni tanto arrivavano i bombardamenti, e c'erano gli allarmi, bisognava andare tutti giù, eravamo anche stanchi. Cosa succede? Arriva l'8 settembre e la caserma scoppia una gioia dappertutto, proprio mi ricordo uno dei più bei momenti della vita. Tutti questi soldati, questi vecchi che avevano fatto, poi avevano sul gobbo, noi reclute non avevamo niente, ma gli altri avevano 6 anni, 4-5 anni di prima linea, o in Grecia o in Africa, così. Allora la caserma l'ho vista proprio il tripudio, però io mi ricordo che da solo ho detto, ma la Germania, Dio, cosa farà adesso? E domandavo e nessuno sapeva niente, perché abbiamo sentito queste frasi di Badoglio. E io lì dico, mi domandavo, l'ho preveduto un po' che nasceva quel che è nato dopo, perché non mi fidavo tanto. Infatti andiamo a letto tutti contenti e alla notte arrivano lì i nostri ufficiali, 4 cretini lì, ci fanno alzare e dicono emergenza, la caserma è circondata. Io ero per sfortuna sono capitato a Verona, che ero felice di essere a Verona perché era la mia città, che non sono andato fino a Napoli in giro così. L'unica caserma accerchiata dai tedeschi è l'unica che resiste. E ho cominciato a avere le più gran paure, mi ricordo. Allora ammesso, vedo già alle porte, c'erano le porte della caserma, i veterani con i cannoni puntati. Noi reclute non avevamo niente, avevamo solo paura. Ricordo che questi ufficiali ci organizzano e noi domandiamo di cosa succede, con chi, a voi andrete contro, mi ricordo un capitano cretino, solo contro chi vi sarà comandato, questa è una frase, non sapeva niente neanche loro. E cominciano delle cannonate, allora la paura era veramente tanta, mi ricordo che noi, proprio molti le reclute, avevamo il terrore perché ci sentivamo come i topi dentro, gli aerei tedeschi di sopra. E le vecchie, diciamo, i vecchi soldati ci rincuoravano, mi ricordo c'era un vecchio soldato che mi ha fatto, povera recluta, mi ha fatto così, dai coraggio, perché avevo 18 anni, avevo una faccia da bambino proprio così. E per un giorno sono continuate queste cannonate, allora abbiamo domandato cosa succede, cosa non succede e ci hanno detto, sai, i tedeschi sono fuori che e il colonnello non vuole arrendersi. Allora abbiamo cominciato, mi ricordo, tutti a dir male il colonnello, questo colonnello cretino che volevano arrendersi per cavarsela, insomma, perché era una difesa a vuoto. Ecco. È durata questa cosa un giorno e una notte. Ho preso una delle più gran paure, ma non solo io, tutto il mio reparto. Alla mattina, mi ricordo cos'era, del 9 settembre o del 10, così, viene un ufficialetto, un tenentino lì, ci danno a tutti il fucile scarico, ci mettono in fila e arriva l'ufficialetto e dice allora giovanotti, dice, ma guardate che in caso noi andremo avanti alla baionetta. E allora nel momento eravamo tutti spaventati che è andato l'ordine, che hanno cominciato a capire i tedeschi che abbiamo sentito una cannonata, adesso non mi ricordo, il drappello si è proprio liquefatto come la neve al sole. Sono scappati tutti per la caserma, io ho buttato via il fucile perché cosa facevo? Un fucile scarico dalla paura di aver di come sparo, vedo col fucile in mano, non neanche una cartuccia. Ecco, e allora i caporali che ci rincorrevano qua e là per rimettere a posto questa truppa, questa è vera, cose vere che ho visto io. Finalmente è venuto l'ordine della resa, abbiamo tirato un sollievo. Ecco, allora ci hanno dato ancora il fucile scarico in mano e ci hanno fatto passare davanti a 3 tedeschi che erano, mi pare di vederli ancora, proprio la consegna delle armi. 2-3 mila soldati, mi pare che fosse, allora 4, presi da 10 tedeschi, perché cazzo, avevano i carri armati, erano fuori sulle porte, gli altri non avevano niente, allora siamo passati davanti a questi tedeschi buttando il fucile. Ecco. Vabbè, ma non è finita, allora dopo ci fanno andare a dormire. Ma noi eravamo tranquilli, perché
C'erano, ti dicevo adesso, i tedeschi cosa fanno? Noi siamo qua come i topi, siamo disarmati, ma i tedeschi sono fuori. C'erano i vecchi poi, i soldati, che erano più furbi, noi eravamo delle reclute, non lo sapevano, che erano preoccupati, dice che se ci mandano in campo di concentramento adesso, se ci fanno alzare le mani, infatti così è successo. Ma per dire l'imbecillità dei nostri ufficiali, in un momento così, che la caserma si era arresa, tutti senza armi, con i tedeschi fuori, alla mattina ci mettono, ci chiamano, ci inquadrano e cominciano a farci distruzione e a farci correre, di corsa. Allora cosa è successo? C'è stato proprio, abbiamo capito che eravamo in mano dei cretini, così, è cominciato il terrore invece, di dire qua ci pigliano, ci mandano in Germania. E anche lì, allora tutta la caserma, non c'era più ufficiali che avessero, uno andava di qua, uno si cavava i vestiti borghesi e girava in mutande, perché avevamo il terrore di aver la divisa addosso. Ecco, e lì c'è il fatto fortuna e sfortuna. Io mi ricordo di un caporale che aveva fatto 6 anni di guerra, che è stato preso e ha fatto altri 2 anni in campo di concentramento. Io che avevo fatto 15 giorni di militare, mi ricordo, ho buttato via il cappello e la giacca. Ero in pantaloni e non avevo il vestito borghese, non sapevo come si fa, si può mica andare via nudi. E la camicia da militare, poi erano rappati, si vedeva la recluta. E insieme a un gruppo sono andato verso una porta. Si vede che in quella porta lì c'erano 2 tedeschi col mitra in mano. A vedere l'esercito italiano ridotto in quella maniera lì, così, si sono messi a ridere, mi ricordo. Noi siamo messi a ridere anche noi, uno ha cominciato ad andare fuori, l'altro ad andare, insomma. Da quella porta lì siamo riusciti a uscire, mentre certi che sono andati da un'altra parte della caserma li hanno presi. Dico, questa è proprio storia. E mi ricordo io la prima, no, ero talmente terrorizzato che volevo andare a nascondermi, siccome c'era il cimitero vicino alla caserma nostra, che era vicino al cimitero di Verona, dico vado, mi nascondo in una tomba, lì non c'era paura dei morti, dell'impressione. E tutti avevano questa idea, perché tutti volevano andare nel cimitero. E mi ricordo qua c'era una fila di frati con le mani così davanti alle porte che impedivano a sta truppe di andarci a nascondersi nel cimitero. Allora dico, cosa faccio? Adesso bisogna andare a casa. Allora siamo andati, mi ricordo, una peripezia per le campagne, per non incappare, perché c'erano i tedeschi che giravano per Verona e i fascisti ancora non esistevano. E io avevo queste calzoni da militare, mi ricordo che sono andato in una casa, ecco si vede dove la nazione lì era tutta antifascista. E la popolazione ha aiutato tutti finché potevano, davano vestiti in borghese, così sono andato in un casolare comune, c'era una signorina, mi ricordo, dico avete un vestito borghese? E dice, ne abbiamo andati via già 6-7 così, e dopo c'era un uomo che era forse fidanzato, gli ha detto, ma è possibile non trovare questo giovanotto qua? E allora mi hanno tirato fuori un paio di calzoni che era proprio dall'ultimo mendicante, sa, questa povera donna che si è messa a cucire, mi ricordo, sta signorina, non l'avevo più vista, e mi hanno dato questo paio di brache, diciamo così, e io con quelle lì, dopo con varie peripezie la notte, sono riuscito a tornare a casa. E da lì ho saputo poi che mio padre, che era in Grecia, è stato preso e mandato in campo di concentramento in Polonia, perciò. Però ero contento in quel momento di essermi liberato da stanaia, diciamo, da questo esercito maledetto che non ci credevo proprio, di questa guerra persa già, che non serve a nessuno. Però è durata poco la gioia, diciamo, perché sono cominciati i manifesti. I soldati renitenti alla leva devono presentarsi, altrimenti fucilazione nel petto, ecco, solita cosa, cominci i manifesti fuori e è lì strada, si va o non si va? Ecco come è cominciato proprio il movimento partigiano, io ho detto io militare non ci vado mai, vado neanche in più con i fascisti, per quello, ecco, senz'altro spero che anche qua venga un'organizzazione partigiana. È cominciata lentamente l'organizzazione della zona qua del Garda. Ecco, io mi ricordo che il primo partigiano che ho conosciuto era quel signore che vi ho fatto vedere nella fotografia. Io sono stato, io dunque un mese dopo, diciamo, l'8 settembre, mi ricordo un piastrellista, il quale sapeva che io ero antifascista perché gli domandavo a lui, aveva fiducia, e si
ma ha portato questo signore che era scappato, con Badoglio li avevano liberati. E mi ha presentato questo signore che non sapevo chi fosse. E non mi ha detto, Fracastoro, tal di tal, perseguitato, mi ha detto solo Pianino, è un capo. Vabbè. Allora ha cominciato, lentamente sono diventato amico, e lui ha cominciato a spiegarmi che adesso bisognava organizzare qua e là, specialmente i giovani, anche quelli di 16-17 anni, così. Cominciata la prima catena della resistenza. E cos'era la prima cosa da fare? La prima organizzazione che c'è stata era quella di far scappare i prigionieri inglesi. E qua c'era una buona organizzazione. Io ho conosciuto un altro partigiano che aveva 20 anni più di me, il quale anche lui, e da lì ho cominciato a diventare la staffetta, perché di solito le staffette erano prese fra gli studenti, perché era gente che doveva portare delle lettere o dei messaggi così difficili, non erano di solito prese. Quando vedevano uno studente, facevano fare proprio la trade union. E qui attorno c'erano molti inglesi e americani scappati durante l'8 settembre e ricercati dai tedeschi. Allora si è formata per merito proprio di, e lì bisogna dirlo più di tutto, dei comunisti, adesso perché erano organizzatissimi, è cominciata la famosa catena, cioè un tizio andava, bisognava prendere il soldato, diciamo, inglese, vestirlo in borghese, una staffetta lo portava da un'altra staffetta, da lì passava a un'altra, e avanti a catena andavano in Svizzera, e molti sono scappati, infatti la maggioranza è riuscita a eludere le ricerche tedesche. E mi ricordo io, ancora prima, un ufficiale tedesco, siccome qua era una zona rovente, c'era Rommel qua colà, a 2 chilometri così, che mi ha visto e mi ha detto, lei è ufficiale, no? Dico, dovrei adesso, mi presenterò, gli ho detto, professore, perché io sono una matricola, mi ho detto qua, lui non ci ha creduto. E mi fa, dice, ho visto che i prigionieri inglesi e americani, dice, hanno avuto l'appoggio della popolazione e sono qua sparsi nelle campagne, ma dico, non so niente, e dice, io non ho tempo in questo momento, altrimenti li scoverei subito. E dopo mi fa, se lei, dice, mi dà delle indicazioni in seguito, noi pagheremo in sterline. Voleva farmi fare la spia. Ah, dico, senz'altro, così. E mi ha detto che se io dicevo dove erano questi, dico, sta fresco, se avessi che stiamo facendo far scappare tutte le notti. Ecco. E dopo questo non l'ho più visto, anzi ho saputo che è morto sotto un bombardamento, era una, per dire, ecco. Modo, non so se vi interessano queste cose qua. Sì. Cosa è successo? Adesso la prima cosa, mentre si formava la famosa catena partigiana per far partire, l'ordine era quello di far partire questi prigionieri, viene un partigiano, adesso non mi ricordo che sia Simuno di Bussolengo, mi pare qua di un paese, e ci avvisa di state attenti che c'è un falso inglese, i tedeschi hanno messo, dice che furbi, ha messo un falso prigioniero per scoprire la vostra catena. Non solo, ma c'è anche una donna che si finge alleata in inglese, mi raccomando che non ci cascate. E invece ci casca proprio un mio amico, quale non faccio il nome, un cretino, Galuxi, ha visto sta bionda, questa l'ha preso sotto, questo ha cominciato a far nomi. E ecco, sono cominciati i primi arresti. La prima catena, se qua mi ricordo, uno arrestato, quell'altro arrestato, hanno fatto i primi nomi. Io me la son cavata per caso, perché quel mio amico che aveva 20 anni più di me è stato arrestato. Io stavo andando a casa sua. Per fortuna lui è stato arrestato e l'hanno portato, mi ricordo, nella caserma di Bussolengo, dei carabinieri. Lui per combinazione sapeva che il gabinetto i carabinieri dava su una corte dove c'era una persona che conosceva. Lui ha fatto finta, siccome aveva i nervi molto a posto questo, lui ha fatto finta di non saper niente, e mentre il maresciallo la batteva a macchina, dice c'è una toilette qui. E il maresciallo ha detto, di là, vada un momento, dice permette così. Questo è andato, c'era una finestra, si è buttato giù.
di colpo ha avvisato quelli della casa, dice fate scappare il tizio Caio, così ha visto una bicicletta e è andato via di corsa, credo che si sia rifugiato a Pescantina dal prete, perché tutti i piccoli preti curati erano tutti per la resistenza. E mentre io andavo a casa sua, che mi avrebbero subito arrestato, vedo un uomo avvolto in un mantello in bicicletta, che se andava in bicicletta allora, che mi ferma per la strada, mi fa così con la mano. E vedo il mio amico, dico, cosa è successo? Dice, mi ha appena arrestato, dice, sono evaso. Ecco, mi ha salvato perché la sua casa era già pronta, lo aspettavano che arrivasse. E questo è diventato il mio più grande amico, perché sono stato insieme 2 anni io con lui, quasi. Ossia, al momento abbiamo dovuto farlo scappare e l'ha mandato, mi pare, verso Cazzano, verso di Tramigna, sa, verso i monti, verso il Vicentino. Ecco, dopo l'hanno rifatto, dopo alcuni mesi, siccome anche là c'erano continui rastrellamenti, l'hanno fatto tornare giù. E siamo stati sempre insieme. E questo dopo è diventato nella vita il mio aiuto regista, quello che mi ha aiutato nel potere, nella tromba, non mi ha più abbandonato fino alla morte, perché si sono formate delle amicizie nella resistenza, che erano veramente amicizie di sangue, che non si formeranno mai con nessuno. Ecco, perché tutti i pericoli poi che abbiamo corso insieme dopo per 2 anni sono stati enormi. Ecco, questo è stato il primo impatto, diciamo. Ecco, io mi ricordo questo, per me è stata una delle più belle giornate fino ad allora. Felice vedere il Corriere della Sera, l'Italia Libera, mi ricordo, insomma, ecco. E subito sono andato, mi ricordo, in città con un contadino qualunque, e se può dire, sono andato in casa di Tolleranza, in casotto, per festeggiare. Questo contadino non c'era mai stato, ma non, proprio il divertimento, ho cercato. Questo contadino mi diceva: non mi sono mai divertito tanto. Io poi me l'ero portato dietro anche, siccome era uno robusto e dico, in quei momenti caldi va bene avere uno che sa menare le mani al momento che dobbiamo finire, sa, perché erano momenti anche, ecco. E ho questo ricordo, che poi è durata poco, perché dopo si è visto che Badoglio, insomma, non era come si credeva. Mi ricordo che lì venivano persino liti fra i partigiani, perché il momento, mi ricordo ancora un partigiano che, erano cose inevitabili, diceva basta, non mi impiccio più di far scappare gli inglesi, i tedeschi, perché venivano dei contrattempi, arresti, sa, c'era pericolo di tortura, e così uno diceva una cosa, uno un'altra, bisogna capirlo che quel periodo lì era molto, il comitato di liberazione era a Verona, ogni tanto arrestavano, ne veniva un altro, veniva a dare un ordine, c'era anche molta confusione, ecco. E dopo si sono susseguite varie azioni, paure. Io come staffetta ne ho viste di tutti i colori, perché anche lì sono stato fortunato, osa che dire la verità, perché mi mandavano di qua e di là con una facilità. Perché cosa facevano le staffette? Adesso vi dico, la staffetta di solito portava gli ordini, diciamo, da un comandante a un altro. Oppure andava a pigliare, come facevo io, andavo per esempio a Desenzano, dove c'era un mio amico che era dentro nella Guardia Repubblicana e mi dava qualche pistola, qualche arma, e dunque me la mettevo nello zaino e dovevo in bicicletta passare tutti i posti del blocco dove potevo pigliare le scorciatoie, ma dopo c'erano le strade, ecco. Perciò era pericolosissimo, e lì si trattava fucilazione sul posto, trovata con le armi, o tortura o campo di concentramento in Germania, ecco. Dopo, cosa è successo? Contemporaneamente, mentre io facevo la staffetta, a Verona hanno visto che io non mi ero presentato. E allora sono stato ricercato anche dai carabinieri e dalla Guardia Repubblicana. Come detto, dove è andato questo qui, che era prima soldato lì? Ecco. E sono cominciati anche i rastrellamenti in casa. Noi, ecco, cosa si faceva in quel momento? Siccome qua è una zona difficile, il Garda, non ci sono posti da nascondersi tanto, tutte le case erano piene di fascisti e di tedeschi, come dico, perché qua erano zeppi, e allora era difficile barcamenarsi. Anche qui in casa nostra, in casa da un contadino, c'era un esponente della, come si chiamava, la polizia politica fascista, e l'avevamo in casa. Perciò ci muovevamo con una paura, continuamente sottoposti a arresti continui. E la mia casa, mia madre, per fortuna, bolognese, parava il colpo, ha avuto 6 rastrellamenti qua, questa casa qua che vedete.
Ogni tanto venivano a cercare la casa per se riuscivano a prendermi. Via, che per fortuna io ero fuori. Ecco, e me la son cavata, diciamo. L'ultimo stato, invece, quasi mi pigliavano, più adesso vengo alla fine, posso dirlo. Sì, sì. Io ho avuto 6 rastrellamenti, mi pare che fosse qua. Sempre della Guardia Repubblicana, così, che continuavano, e poi se, dopo io mi ricordo, adesso un momento, che ero sempre più bersagliato perché si erano accaniti, sapevano che facevo il partigiano, avevano avuto notizie, e perciò si erano mossi tutti, polizia, brigate nere, dovevano pigliare, io avevo un nome di battaglia, per esempio, nuovo, ecco, mi ricordo, che cambiavamo anche il nome di battaglia, così. E dovevamo per forza dormire un giorno qua, un giorno là, un giorno a Verona, un giorno andavamo io a dormire, mi ricordo questo mio amico lì che mi ha fatto l'aiuto regista, in un buco di un monte, era un continuo spostamento che diventava anche logorante, perché dopo si andava in un posto e si sentiva, basta qua non si può perché hanno arrestato il proprietario, guardate che qui i fascisti hanno già scoperto, e allora era un continuo muoversi, diciamo, e anche quando si tentava di costituire delle, perché si voleva anche qui fare delle, organizzare delle pattuglie, c'erano le GAP per esempio, che erano di 3, ecco, però si voleva fare anche delle pattuglie più grosse, e qua era quasi impossibile, perché come le costituivano venivano arrestati, perché dove andavano a nascondersi? Stavano nei vigneti, ecco. Io poi come staffetta avevo conosciuto 2 comandanti partigiani, perché qui nel Veronese non c'è stato tanto, c'erano solo 2 manipoli di partigiani, non grossi, comandati da 2 comandanti che si chiamavano Tigre e Leone, mi ricordo. Ecco. Tigre era un studente universitario, uno coraggiosissimo, e Leone era un muratore. E questi partigiani, e dopo c'era un altro, il comandante in capo era invece un dottor, mi pare in legge, che era il dottor Marini, che poi era socialdemocratico, dopo la resistenza abbiamo saputo fare ricordo. Allora, cosa faceva le staffette, cosa facevano? Dovevamo portare a questi gruppi che si muovevano nel Baldo e continuavano anche loro a spostarsi, perché non avevano gran boschi nel Veronese, il Baldo è brullo, ecco, vabbè. Allora bisognava portare viveri, portare medicinali, portare scarpe e anche gente che voleva, quando all'ultimo momento non poteva più stare in pianura, portarli su. Allora mi ricordo, veniva con me una persona, io la portavo da un'altra persona, qua un'altra persona la portava, ecco, era la famosa catena. È lì che si è detto che io ero in contatto con gruppi anarchici, invece non è vero, gruppi anarchici non ne ho mai conosciuto, io ho conosciuto qualche anarchico. Qualche bravissima persona, uno era un calzolaio e l'altro era, faceva parte della famosa catena che, per arrivare alle formazioni partigiane del Baldo, si chiamava De Paoli, stava vicino, mi pare, a Malcesine. E io ho conosciuto questo anarchico che era, perché una persona, un uomo grande, simpatico, e aveva la parola d'ordine, mi ricordo la parola d'ordine era Aurora. E io sono la prima volta ho conosciuto questo anarchico, sono andato lì e lui mi fa, compagno, hai la parola d'ordine? Sì, dico, Aurora, ah bene, dico, ci sono 2 persone, dico, che vorrebbero andare con i partigiani, così. E poi mi fa, tu sei comunista, compagno? Io non lo ero ancora, dico, no, dico, un socialista, insomma, dice, antifascista, sì, antifascista, ecco. Dopo un mese l'hanno arrestato, è andato in campo concentramento e è morto. È come se rompevano le catene. Ma tutta gente straordinaria, ecco qui vorrei fare una parentesi, ecco la cosa bella della resistenza, in quel momento c'è stata l'unità nazionale, non c'era il comunista, l'anarchico, diciamo il socialista, eravamo tutti contro il fascismo, si discuteva, mi ricordo, si trovava o nelle case di qualche antifascista o sotto i vigneti, o per la campagna, e venivano di quelle discussioni, altro che in liceo, con i 4 professori coglioni che avevo io. E lì ho imparato cos'era, perché io ero incantato a sentire questa gente che aveva 20-30 anni più di me, che erano tutti fuorusciti, che avevano già anni di galera sulle spalle, sentire queste discussioni di alta politica,
c'era il monarchico, il democristiano, così, ma così uniti, così democratici. E veramente uno restava, dice, adesso qua conosco cos'è la democrazia. Ecco, mentre prima credeva anche fossero tutti delinquenti, col fascismo non si sapeva niente, insomma, di questa gente. E lì bisogna che dica veramente, io ancora non ero di sinistra perché avevo paura, anch'io mi avevano inculcato i fascisti, la paura del comunismo, e vedevo che questi comunisti erano tutto contrario di quel che mi avevano detto, fin troppo democratici, tolleranti, e loro avevano queste discussioni così, ecco, gente straordinaria, proprio idealisti, ed un coraggio, bisogna dire la verità, perché c'erano coraggiosi in tutte le tendenze politiche, però i più bravi nella resistenza, devo ammetterlo, erano i comunisti. Cosa succedeva nella resistenza? C'era della gente che erano dei conigli prima e che per fede sono diventati dei leoni. E c'era gente invece viceversa, che sono partiti come leoni. Io vedevo queste cose qua. E al primo arresto, o al primo arresto di un amico, o avevano fatto qualche anno di galera, se, o qualche giorno erano riusciti a scappare, diventavano invece dei conigli e volevano cavarsela dopo. C'erano anche questi. Insomma, è umano che nessuno nasce eroe, ecco così. Io mi ricordo questo, io facevo anche tenerezza, mi ricordo quel mio amico lì che mi ha fatto poi l'aiuto regista, che era stato arrestato, era cambiato da così a così, ha avuto 4-5 mesi che aveva paura. Non voleva neanche girare con la pistola addosso. E dicevo, ma va che ti fa fuori lo stesso, un partigiano disarmato. Ecco, aveva paura. Dopo gli è passata, dopo 5-6 mesi. E ha cominciato e è tornato quello che era prima, ma qui dice l'uomo, il fatto umano, insomma, tutti dicono. Ecco, questo mi ricordo, anch'io ho avuto delle paure, mi ricordo, anche mi arrabbiavo perché quando succedevano dei casi, per esempio, ecco un altro caso, c'erano anche dei partigiani fuori legge dei partigiani stessi. Una volta è capitato qua un drappello di partigiani. Dai comandati, che lo avrete sentito sto nome, dal comandante Marosin. Sì. Questo Marosin era un uomo pieno di coraggio. Loro, era un drappello, quando trovavano i tedeschi li facevano fuori, sparavano, coraggiosi nelle azioni militari. Però non ubbidivano al Comitato di Liberazione Nazionale, facevano quel che volevano. E perciò erano stati messi fuori legge dai partigiani, perché nuocevano. Questo drappello è capitato qua, proprio a Calmasino, nella zona. Ha avuto uno scontro con i tedeschi, hanno ucciso un tedesco, figurate subito. Allora è nato un subbuglio, mi ricordo, sono venuti a chiamarmi anche me e mi ha mandato con questo mio amico sulla strada a vedere cosa succedeva là, che questo mio amico si è ribellato, ci mandano solo noi due, come qua allo sbaraglio senza dirci niente, cosa. Ecco, e lì, allora in quel caso lì c'era il medico di Lazise, che di nascosto è andato a curare un partigiano ferito. Allora i partigiani, quelli legali, che hanno dato l'ultimatum a Marosin di andare via dalla zona, perché venivano, facevano delle correrie anche a vuoto, mettevano in pericolo tutta la vera organizzazione. Non so se mi Sì, spiego. Ecco, un po'. io stesso sono capitato, vado in un posto dove andavo sempre, dove trovavo dei partigiani, amici miei, e trovo altra gente armata. Mi sono trovato malissimo quel giorno lì, in questo casolare dove vedo persone nuove, non in divisa, col mitra, e dico, chi sono questi qua adesso? Fascisti vestiti da... o altri partigiani. E momenti tragici. E mi dicono, chi è lei? E dico, qua sono venuto io per trovare il contadino, così uno, vedo, sono tutti armati. E uno mi fa, dice, chi è lei? Ma dico io, mi fa vedere i documenti. E dico io, avranno anche dei documenti falsi, dico, e dopo faccio così per pagare questi documenti. Dice, beh, non mi interessano. Dice, guardi, mi fa questo. Se succede qualcosa a noi, lei è il primo fucilato domani. Erano lì. Allora io gli ho detto, ma che autorizzazione, dico, avete di farmi queste domande? E questo mi fa, nessuna autorizzazione, Comitato di Liberazione Nazionale. Ma dico, sono anch'io un partigiano. E allora lì mi sono svelato perché avevo paura, dico, che fossero dei tedeschi, dei fascisti travestiti. Però erano partigiani dissidenti, lo stesso hanno voluto sapere chi sono, e mi hanno avvertito, che se succede qualcosa, dopo hanno abbandonato la zona e sono andati via. No, per dire, succedevano anche questi equivoci.
In modo anch'io sono cascato, che dicevo agli altri di non andare a trovare la fidanzata, la mamma, così, ma io volevo tornare qua, a sta casa qua. E torno e vado come al solito, era un pomeriggio, e vado dal contadino, che i contadini erano tutti amici miei, qua non c'era il rapporto padrone mezzadro, era diverso che dai delle altre cose, c'era quasi il socialismo qua, non lo so, era diverso. Sono lì dentro, in una casa qua, proprio di fronte, questa casa qua, e vedo dalla finestra la Brigata Nera. Porco cane, vedo spuntare uno, l'altro, st'altro col mitra. Ecco, levavo l'odio con la Brigata Nera, proprio. L'odio proprio da... Non ho mai provato l'odio, ma in quel momento proprio... Dico, stavolta ci sono. Cosa, dove vado adesso qua? Mi sono sentito perduto, non ho detto niente, io ero in casa sto contadino che c'erano fuori gli altri. Gli altri però la brigata si è concentrata verso la casa padronale che era questa. Mentre andavano, dopo hanno cerchiato tutte le case, ma prima sono venuti qua. Mentre sono venuti qua io da solo non sapevo cosa fare, non ho detto niente lì, a quei quattro c'erano due, tre donne lì in cucina. Sono andato su un fienile, il fieno era alto così. Cioè, non sapevo più dove andare, ero come una belva in gabbia, dico qua mi pigliano. E nonostante il fieno fosse così, continuavo a raspare per fare una buca, buttarmi sotto, facevo delle robe stupide anche, paura era. E intanto sentivo gli altri che andavano nelle case, perché sono capitati subito, mia mamma l'ha sbattuta contro il muro, come sorella anche. Sono venuti dentro in casa, c'è stato un marassialo della Brigata Nera, è stato qua 3 ore. Tutti i buchi hanno stacciato, dopo ha visto un binocolo nostro, ho detto quello lo requisisco io che mi serve per i rastrellamenti, ma sto treti non viene fuori. Allora hanno cominciato a setacciare le case dei contadini, dico adesso qua, i contadini spaventati, io intanto ero lì e mi sono salvato per la presenza di spirito di una donna che è ancora viva qua, la Zise, più anziana di me, ma era una bella donna così, e vedo che viene su tutta tremante, dalla scala nel fienile, dice Sergio Augusto, Marco, dice che i fascisti qua che gira parla, e lei era spaventata per loro, perché lei era andata nei campi, il papà era nei campi di questa, e ha detto io non torno più a casa, perché se trovano adesso Augusto e san che siamo noi, andavano di mezzo anche loro, potevano fucilare anche i contadini, perciò loro appoggiavano la resistenza. Però non facevano parte, avevano paura, e questo era logico, cioè la gente era tutta per noi, diciamo. Però chi faceva la resistenza era sempre una minoranza, gli altri avevano paura della rappresaglia. Allora io gli ho detto, senti, dico, buttami del fieno addosso, se viene uno su così che non mi si vede, ma non si vede, sto fieno era basso, perché era aprile, non... Ecco, lei mi ricordo che mi ha buttato un mucchio di fieno addosso e mi ha pestato su, dico, pesta, e non so se si vedeva o non si vedeva così. Però per andare su questo fienile ci voleva una scala, quelle scale di legno, perché ecco. Lei allora ha avuto la presenza di spirito di cavare la scala e di nasconderla. Capitano sotto le Brigate Nere e dice come si fa qua a andare su? I contadini lì bravissimi, sa, comediani, grandi attori, meglio di quelli nostri, hanno cominciato, Gina, tu dov'è la scala? Qua hanno bisogno della scala, e dice vado a prenderla io un momento, intanto era 3 ore di rastrellamento, si erano stancati anche i fascisti, sono tornati 2 o 3 volte a domandare sta scala, ma hanno visto la naturalezza del contadino che cercava la scala, che hanno rinunciato, ecco la fortuna. L'unico punto dove c'ero, ecco, lì mi sono salvato, ma ho passato 3 ore che me le ricorderò sempre, proprio il terrore, perché lì si trattava o la fucilazione o la tortura, e io in tortura non avrei resistito, lo so, proprio, lo dico perché ho un sistema nervoso fragile e così, ero, non so, nomi, andava a finire che li facevo, o il campo di concentramento. Dopo una contadina mi ha detto, guarda, dice che un brigatista mi ha detto, dice cerchiamo questo Tretti così per ammazzarlo, capire, dopo era la verità, ecco, perciò me ricordo, ecco, quelle lì ogni tanto mi viene in mente questo rastrellamento, dico guarda che fortuna che ho avuto, ecco la fortuna che lì non si sa cosa sia, proprio, proprio. E pensate che dopo la liberazione vengo a sapere che ha arrestato sto marassiallo e ho avuto il gusto di andare a trovarlo in carcere. E dopo è stato così stupido che non l'ho neanche denunciato.
L'ho trovato, gli ho dato di stupido, gli ho detto, cretino, dico, ero lassù sul fienile, dico, siete andate 3 ore, ecco, almeno ho avuto sto gusto, ho detto, ah, sto imbecille. Ecco. Durante questo anno e mezzo io ne ho viste di tutti i colori. Per esempio, mi è capitato anche questo, di far oltre che fare la staffetta, di far parte di un movimento spionistico, cioè a Cavalcaselle. C'era una persona, mi pare che si chiamasse, adesso non mi ricordo più il nome, era l'intendente di una signora, una persona che non era un idealista, ma era in contatto con la missione militare alleata, e cioè con la RAFCO, con i bombardieri, così. E cercavano degli spie, praticamente che gli indicassero dei posti dove c'erano depositi di munizioni, così. E io con questo mio amico vecchio, che era sempre dopo l'aiuto regista nel potere, così. Questo era bravo da fare i disegnini sulle cartine, così. Mi ricordo che abbiamo segnalato un deposito di munizioni verso Calmasino che c'era. Ecco. E lui ha fatto la sua bella cartina, così. Noi come abbiamo saputo di questo? Attraverso le indicazioni, anche lì, mi pare un calzolaio che stava a Calmasino, il quale era tutto per la resistenza e voleva far saltare il deposito, però il deposito era abbastanza vicino alla sua casa. Perciò lui era fra il gusto di far saltare il deposito e la paura che colpissero la sua casa. Però ha prevalso lo spirito di patria, diciamo, e mi ricordo che a me mi ha fatto ridere, siccome sapeva che noi segnalavamo queste cose agli alleati, mi ha detto, dice, meglio gli alleati, dice, li dica. Non bombe grosse, c'è tutta roba piccola, perché è piccola, si intendeva che è più facile colpire, però vuole anche salvarsi, era umano, adesso è vero o no? Ecco, è queste cose che mi ricordo sempre, questo fatto della roba piccola che mi viene da ridere. Beh, in quel caso lì è infatti stato segnalato, mi ricordo che eravamo su un monte, io e il mio amico, e abbiamo visto un aereo che arriva dagli inglesi, uno solo, che ha fatto una picchiata, ha buttato 3 bombe e ha centrato una parte di questo deposito, la felicità nostra, mi ricordo, ci pare proprio ha fatto la segnalazione giusta, tutti contenti a festeggiare, ecco, quelle sono cose così. E dopo per finire, com'è andata a male, c'era questa, diciamo, questo nucleo di spie, così. Succede che arriva un aereo inglese e butta delle bombe a Cavalcaselle lì e colpisce la casa della spia, ecco. E allora noi andiamo là per dare una segnalazione, mi ricordo, volevamo far bombardare la strada che va da Malcesine a Naveni, mi pare, giù verso Tori, perché lì è bloccata, diciamo, se lì viene un bombardamento non passa più nessuno. E mi ricordo che quella persona alla quale dicevamo questo, diceva, guardate che la cosa adesso dobbiamo segnalarla, sa, si tratta di muovere 80 fortezze volanti, si parlava allora di fortezze volanti, mi ricordo, e dico, vabbè, se volete la fate, per noi è una segnalazione, e così vedremo se gli inglesi prendono in considerazione questo. Se non che una bomba colpisse vicino la casa di questo signore, questo è scambiato da così a così, ha preso una tal paura. Andiamo là, dice, basta, non voglio più vedervi, io non collaboro più con un nemico che fa del terrorismo, buttano le bombe qua per il paese. E capisco, bastato colpirlo lui, ecco. E così è andata per aria questa, che era comodo, perché sarebbe stato comodo anche ad avere dei lanci che non arrivavano mai, perché i partigiani adesso ogni tanto chiedevano il lancio degli inglesi per armi, roba, ma qua a lanci non se ne è mai visti, io almeno ne hanno fatto qualcuno, mi pare. Noi non siamo mai riusciti ad averli, perché non so come sia. Ecco. Mi ricordo questo fatto. Dopo un altro fatto, ecco, importante, che me lo ricordo, in cui l'ho visto io marginalmente, non è che ho partecipato. C'è stata un'azione eroica a Verona, quella sì, della liberazione di Roveda, che era un capo comunista. Sì. Lì ci sono stati 4 partigiani, due hanno perso la vita, 2 feriti, che hanno dato l'assalto alla carcere in pieno giorno, e nonostante lì quasi per sbaglio uccidono Roveda, poi l'hanno ferito nella confusione. E dopo sono riusciti a scappare in pieno giorno, inseguiti dai fascisti con le pallottole nel corpo. 2 sono morti, uno l'hanno portato a casa mia qua, mi ricordo. E io ho seguito tutta l'azione perché prima avevano rubato la macchina per fare il colpo, allora l'avevano nascosta qua, come vedete nei film dei gangster, un po'. Dopo
mi ricordo di aver sentito attraverso Radio Londra, patrioti italiani hanno liberato Roveda, mi ricordo così. Però arriva il capo zona, che era sempre che la persona dice: guardate, non parlate, che se viene fuori la storia di Roveda, qua è fucilazione da tutte le parti. Adesso dice: vi porto una persona e ci portano uno degli attentatori che aveva la pallottola in corpo, è arrivato a casa. Mia madre non aveva niente, aveva solo dei fagioli, mi ricordo. Il signore dice: va bene lo stesso, così dice, ho solo sti fagioli che erano. Sì. Ecco, e ce l'hanno messo lì, sto povero diavolo ferito. Era uno scultore simpaticissimo, sono diventato amico, ho avuto la medaglia d'argento, il valore partigiano, sto qua. Io non dovevo sapere niente di quel che aveva fatto, invece sapevo che aveva fatto questo colpo. Lui mi ha detto: tu non sai cosa ho fatto. Ma io lo so dentro di me. E te lo dirò, dicevo, adesso meglio non dire niente, perché tutti si stavano zitti così. Ecco, stato qua 3-4 giorni. Dopo l'abbiamo portato, siccome c'era qui una spia fascista proprio vicino, avevamo paura, in un'altra casa. Dopo anche là i fascisti hanno saputo, dopo non so come è andata a finire. In modo se l'è cavata, sto tizio. Ma me lo ricordo, un scultore, un ometto piccolo, così pieno di coraggio, era anche lui, insomma, sono stati bravi quelli lì, ecco. Però dopo questo attacco si è intensificata, diciamo, la repressione, hanno cominciato i rastrellamenti, le guardie, ecco. E la guardia che c'era qua della polizia fascista, ecco un altro caso di fortuna, questo aveva una moglie. Lui faceva parte della squadra politica, era gelosissimo, aveva una romana dei 30 anni, bella che sembrava un'anfora, una bella donna, ma la trattava malissimo, proprio da maschilista. Ecco. Io ho fatto la corte, allora avevo 19 anni, a sta qua, e questa c'è stata, perché odiava il marito. E io facevo dei rischi partigiano in più, andavo a casa della moglie, e tanto che lei mi diceva: se arriva ci ammazza tutti e due. E non andavo, sono andato 2 o 3 volte e basta, quella paura addosso, perché le donne ancora in quei casi lì. Però io, essendo l'amante della moglie, sapevo le notizie, e allora le domandavo, e diceva: ha arrestato uno dei Roveda, adesso lo stanno torturando, sapevo le cose. Ecco, dopo non ci sono più andato, sta qua, porra diavola, anzi, durante il rastrellamento c'era anche lei, non ha detto una parola. Non è che mi ha denunciato né niente così. Non so lui se sapeva che. E c'era anche un'altra cosa comica, questo era gelosissimo, proprio una gelosia patologica. E siccome mi credeva sbandato, o faceva finta che fossi sbandato quando mi vedeva, non so, o diceva: adesso lo teniamo d'occhio per pigliare anche degli altri, perché delle volte da uno ne pigliano 10, ecco così. Qui, in un dato periodo, sono venuti i tedeschi, è arrivato un battaglione della Wehrmacht. E ha occupato tutta la corte qua e la mia casa, erano 300 tedeschi. È stata una liberazione per quei 2 o 3 giorni, perché dove c'erano quei tedeschi lì non erano SS, odiavano un po' i fascisti anche loro, hanno detto: finché ci siamo noi qua i fascisti non vengono, mi ricordo. E io ero felice in quei 2 o 3 giorni, perché qua rastrellamenti non ne vengono. E infatti non sono venuti. Questo qui era talmente geloso, aveva paura che la moglie andasse con qualche tedesco. E mi ricordo che a me mi ha detto: senti, dice, mi raccomando, me lo dica subito se c'è qualche tedesco, perché dice, sono brutti quando vedono le donne. Mi ricordo questa parola, sono brutti, dico, stia tranquillo, dico, che guardo io, se sapessi, dico, che sono andato, me l'ha detto con tua moglie. Ecco cose che succedevano, insomma. Successo anche questo. Volevo dire questo, che se quei pochi che si sono salvati, fra i quali è sottoscritto, era perché avevamo l'aiuto di tutta la popolazione in certo senso, avevamo delle parole d'ordine, se no era facile beccare uno a casa o fuori nei campi così. Per esempio qua nella zona, tutti i contadini, avevamo una parola che si chiamava Erminia, mi ricordo. Quando uno chiamava Erminia, così voleva dire che c'era la polizia o i rastrellamenti o le brigate nere. Ecco, una parola che faceva spavento, allora mi ricordo quando si sentiva. È lì che, ecco, io tornando adesso, quando parlano e fanno le disquisizioni se è stata la resistenza una guerra civile o una guerra di liberazione, io invece sostengo che è stata una guerra di liberazione. Perché se la popolazione non fosse stata a nostro favore, ci avrebbero presi tutti.
Io non ho mai trovato, guardate, vi dico la verità, né un contadino, né un operaio che non ci avesse dato aiuto. In qualunque casa se andasse, ecco, dunque non c'era... Loro, cioè, la resistenza era una minoranza, d'accordo, però gli altri avevano paura anche. Però l'appoggio c'era. Io non ho mai visto, sennò ci avrebbero presi subito. Invece quando vedevano che il partigiano era braccato così, gli davano aiuto, lo vestivano, lo facevano scappare, allora veniva fuori proprio la... Ecco, io, perciò io sostengo questa tesi senz'altro. Non vedo questa guerra civile, perché se fosse stata... Non... Io trovavo tutti, mi hanno sempre aiutato in case, che, almeno in questa zona qua, che era la più rovente. Ecco. Ecco, io avrei voluto fare un film sulla resistenza nella mia zona, per tutto quei miei ricordi, mettendo in particolare in luce anche tutte quelle piccolezze, le debolezze umane, i piccoli tradimenti, le gelosie. Io per esempio sto mio amico che non aveva, prima era, mi ricordo, l'uomo più coraggioso del mondo, lo arrestano, è stato bravo a fuggire perché mi ha salvato anche me, però dopo l'arresto era diventato un coniglio. Dopo lentamente, come dico, è tornato ancora a essere coraggioso. E come è scattata la cosa? Io l'ho capita, pur essendo più giovane, quell'ambizione. Io ho detto, guarda, dico, che se dopo alla liberazione è avvenuta, tu diventerai il daziale, c'era allora il daziale nei paesi, di Lazise. Per lui era un posto. Allora, uno credeva di diventare commissario di pubblica sicurezza, tutti credevano di avere qualche posto, c'erano anche nei partigiani. Cioè c'era il partigiano, diciamo, idealista che dava il tutto per tutto, c'era l'opportunista che faceva il partigiano delle volte perché diceva dopo questi aveva capito che vincevano alla fine e voleva, ecco, c'era chi era in due staffe, mi ricordo c'erano certi che, ho avuto un colloquio una volta con un piccolo industrialotto della zona, sempre andavo con questo, il quale... Era stato minacciato dai partigiani del Baldo che se non dava di avere accordi con i fascisti, che lui stava arricchendosi lavorando con i fascisti e non mandava né vestiario né niente ai partigiani, che se non aiutava i partigiani avrebbe fatto i conti con la brigata. Allora un giorno lo troviamo per strada e il mio amico gli fa, guarda che sei sul libro nero, allora questo ci ha invitato a casa a mangiare, mi ricordo, era una casa, era una persona odiosa proprio. L'antidealista per forza, aveva i tedeschi che lavoravano lì, pensavamo noi due, allora ha fatto vedere che lui era antifascista, che qua ogni tanto veniva una donna a dire c'è il tal tedesco, Lazzaroni, faceva finta di... Ecco, invece lavoravano nella sua azienda. Allora lui faceva una gran scena per vedere che era stato costretto e voleva sapere chi era il capo, che lui non aveva paura che i partigiani lo facessero fuori, perché poteva succedere, insomma. E mi ricordo che ci ha messo in mano 2000 lire, poi ha aperto una cassaforte, dice, ecco, per il movimento, l'ha preso, ha detto, vabbè, questi soldi ne erano tanti né pochi, insomma, era lì. Ecco, dopo ci ha dato un pranzo, eravamo lì a mangiare, ci voleva che mangiassimo, mi ricordo, sto pasto che voleva rimpinzarci proprio per far vedere, ecco, da paura che aveva addosso, mi ricordo, che i partigiani lo facessero fuori. C'erano anche questi che mi venivano da ridere, mi sembra. Ecco, mi ricordo. Ecco, tutti i fatti che avrei voluto fare io in un film, ma era un film scottante allora, ecco.